Luigi Servi, confermato sindaco per il secondo mandato qui a Fano Adriano, le prime impressioni? Le prime impressioni sono senz'altro positive. Avevamo puntato al secondo mandato perché, come ho detto in quelle interviste, si parte sempre che il secondo mandato non si nega a nessuno, ma poi solamente che il fatto che noi abbiamo intercettato quasi 20 milioni di euro e ne abbiamo spesi veramente pochi. Quindi in questi prossimi 5 anni vedremo un cambiamento veramente totale sia nella Frano capoluogo con quella di Cerqueto. A differenza dell'altra volta è stata appunto una sfida molto più dura, molto più tesa, però adesso è compito del sindaco, una volta appunto ripreso in mano l'amministrazione comunale, cercare di riportare a quello che è stato in passato appunto una certa calma, una certa correttezza. Quale sarà la prima cosa che farà? Da dove continuerà il suo percorso da sindaco di Fano Adriano? Beh, quello che farò non lo so, continuerò sull'orme di quello che è stato il nostro primo mandato, visto che appunto quasi 10 undicesimi della nostra amministrazione sono stati confermati. Quindi ricominceremo dai semi che abbiamo appunto buttato nella terra e da lì ricominceremo per nuovi 5 anni di una buona amministrazione. Cosa si sente di dire a tutte le persone che l'hanno votata, ma anche a quelli che non l'hanno votata? Allora, come ho appunto detto, io sarò il sindaco di tutti, sia di quelli che mi hanno votato alla maggioranza e di quelli che non mi hanno votato. Un ringraziamento speciale, ma non perché sono speciali loro, vanno ai 5 voti di Cerqueto, perché è la prima volta in questo mio mandato che riesco a prendere un 5 voti di Cerqueto. E anche a Cerqueto ripartiremo appunto da questi 5 voti per cercare di riallacciare quel percorso che cercheremo di portare avanti, perché è giusto che sia, perché Fano Adriano è fatto di Fano Adriano capoluogo e di Cerqueto frazione, e cercheremo di lavorare tutti insieme. L'ultima, sindaco, i problemi della montagna sono noti, sono tanti, il fatto che Fano Adriano abbia dato continuità alla precedente amministrazione fa ben sperare per i progetti che si erano portati avanti. Certamente, dobbiamo portare avanti i progetti per la montagna, di quelli appunto che ci hanno contraddistinti nel primo mandato. In questi 5 anni di mandato io ho spesso rappresentato la montagna, mi sono fatto promotore, ma dell'intero territorio dell'Alto Vomano, perché solo lavorando insieme, qui il mio accorato appello va ai sindaci di Grognaledo, Pietrocamera, di Cortino, di Rocca, i sindaci della montagna, di Isola, adesso ne dimentico qualcuno, perché solamente insieme cominceremo appunto a contare qualcosa, perché come dico sempre, da soli siamo un condominio e quindi non contiamo niente.